Thank you.
Ecco, ringraziamo il Signore, la Beata Vergine Maria e San Michele Arcangelo oggi, perché quanto bene si può fare quando qualcuno dice di sì, quanto bene si può fare quando una mano aiuta l'altra, quanto bene si può fare quando ci si rende disponibili. E allora noi anche a brevi 20 giorni fa ci siamo visti l'ultima volta, 20 giorni fa ci siamo incontrati, abbiamo benedetto questo viaggio. E oggi per la seconda volta, dopo 20 giorni, benediciamo il Signore di questo ponte di carità che è possibile grazie all'arma dei carabinieri, che tra le sue opere benemerite vi è sempre come valore indiscusso la vicinanza e la prossimità agli uomini e al territorio. E quindi quelli che benediciamo il Signore per questo. E allo stesso tempo, grazie alla disponibilità dei volontari dell'Unitalsi, una parte è qui, una parte invece è a Lourdes per vivere il pellegrinaggio. Allora, con questi sentimenti di gratitudine, ecco, chiediamo al Signore di benedire il vostro viaggio, di benedire la vostra missione, di benedire le vostre famiglie, di benedire le vostre vite, di benedire il nostro gruppo Unitalsi e tutte le persone che riceveranno, ecco, questi indumenti, questo materiale per bambini, questi alimenti, tutto quello che serve. Perché anche noi possiamo imparare che abbiamo bisogno l'uno dell'altro e abbiamo bisogno di vivere la carità per scoprirci più umani e veramente cristiani. Preghiamo insieme dicendo: guida i nostri passi, oh Signore. Guida i nostri passi, oh Signore. Signore Gesù, Verbo fatto uomo, che hai posto la tua dimora in mezzo a noi, fa che sostenuti dalla tua continua presenza camminiamo nelle vie del tuo amore. Guida i nostri passi, Signore. Signore Gesù, che andando di città in città predicavi il Vangelo e guarivi gli infermi, passa ancora per le nostre strade. Guida i nostri passi, Signore. Signore Gesù, che ci hai affidato come figli a Maria tua madre, per sua intercessione concedi un viaggio tranquillo e fa che siamo eternamente felici nella visione del tuo volto. Guida i nostri passi, Signore. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Dio di immensa maestà e di infinita misericordia, che sei sempre vicino ai tuoi figli, pellegrini nel tempo, sii nostra guida e scorta sulla via del mondo. Stendi su questi tuoi figli la tua destra. Nessuna avversità li abbatta, nessun ostacolo li arresti. Sia prospero e sereno il loro viaggio, perché concluso felicemente la loro missione, possano renderti grazie per la tua paterna protezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, adesione a Cristo, via, verità e vita. Amen. Il Signore vi guidi nel vostro viaggio e disponga opere e giorni nella sua pace. Amen. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Amen. Buon viaggio con la protezione del Signore. Grazie. E grazie di cuore ancora in questa risposta.